Io sono Gisius e oggi insieme parli con Mega Man Staffos 3 Black Ace. Mamma mia ragazzi, non mi ero manco notato che l'episodio scorso era il numero 40. Cioè, questa serie sta durando davvero tanto, ma se a voi piace, guardate ragazzi, io sono il primo a essere contento. Quindi ragazzi, l'ultima volta abbiamo trovato, perché sono entrato qua, l'ultima volta abbiamo trovato tutte le parti del codice, come potete vedere qua in basso. Grazie a questo codice, non so, dovremmo entrare in qualche specie di onda d'umore, no? Abbiamo il codice d'umore, ci è rimasto da cercare solo gli studio WBG. Ah sì, ok, come ci aveva detto la Goddal nell'episodio scorso, dobbiamo recarci gli studio WBG, che è praticamente l'ultimo posto dove abbiamo visto Joker. Dobbiamo cercare nell'area del palco, perché in quell'area è l'area in cui abbiamo trovato Joker. Annusa. Più avanti, per un naso non allenato non sembra esserci molto, ma io sento un certo odore di incidente. Ok, c'è un mondo rumore qua. L'anta-PG sta reagendo. Rilevata onda rumore. Codice rumore immesso. Accesso. Ho l'accesso. Onda rilevata, strana composizione di rumore. Pericolo. Ok. Dovrebbe essere questa l'onda di cui parlava la Goddal. Cioè, è l'unico... Sì, ha usato il codice rumore, dovrebbe essere proprio questa. Ed entriamo. Onda rumore 2. Oddio, pare essere un labirinto. Oddio mio, no, i labirinti no. Sono a casa. Distante, c'è un portale. Conduce ad un posto segreto. Oh, forse ci ho azzeccato. Salvale. A volte vedo un nerd molto grande. È un tuo amico? Ho trovato un'uscita, forse? Ci siamo, ragazzi! Questa è la base del Dial, eh? Così sembra. Controlliamo. Cioè, allora, c'è una dita attuale. Ci sono due dita tatuate e c'è una carta. C'è un K. La carta. C'è King. Sì, penso che l'abbiamo trovata. Questa è sicuramente la base del dealer. Meglio chiamare al più presto la polizia satella. Eh? Non rilevo alcun segnale di onde M. L'ho già notato. Questo posto sembra che gestisca le onde M in modo tutto particolare. Solo specifiche onde M possono entrare o lasciare questo posto. Capisco. Molto probabilmente le onde M di questo posto sono state occultate. Cercare di rilevare le onde M in questo posto non funziona. La sola cosa che funziona è osservare ad occhio nudo. Inoltre dobbiamo ancora metterci in contatto con la polizia satella. Se solo trovassimo un posto dove le onde M potessero essere attraversate. Bene, li ho contattati. Mentre aspettiamo diamo un'altra occhiata in giro. Ok, vorrei andare... coro segreto! Mi piace molto anche la musica. Ok, lì c'è una stazione d'onda. Finalmente abbiamo trovato l'ingresso. Sono impaziente di darmi da fare. Irrompiamo dentro e diamo una lezione a quegli idioti. Non ti avevo detto di non agire in questo modo? È già qua, Ace. Ace? Ah, siete qui! Super! Geo, hai fatto un ottimo lavoro trovando... Ah no, avrei dovuto leggerlo in modo diverso, del tipo... Ah, siete qui! Super! Geo, hai fatto un ottimo lavoro trovando la base del dealer. Sapevo che ci saresti riuscito. Beh, a dire il vero, sono stati il capo e la Goddal a dire che ci saresti riuscito. Ace, ti sei ripreso? Al 100%! Non devi preoccuparti, ho riavuto il permesso dalla Goddal. Omega Xyz, il destino del pianeta verrà deciso da questa missione. Non saranno assolutamente tollerate azioni individuali non approvate. Oh, fammi il favore, tappati quella bocca. Non mi serve una lezione da Wizard scartato che non la smette di parlare. Non voglio darti lezioni, ma sei impulsivo. Ti faccio vedere come sono impulsivo. Geo! Chi? C'è anche Sonia? C'è anche Sonia. Anch'io sono qui per dare una mano. Sonia! Arnaut è un allenato ugualmente importante quanto Mega Man. Anche lei è vitale per questa missione. Vero. Possiamo farcela, Geo. Facciamo insieme questo lavoro al nostro meglio. Meggers. diamine. Basta che non mi rallenti. Allora, per riepilogare.
Coloro che sono riuniti qui fanno parte del comando della polizia segreta. Siamo qui per sventare i piani di conquista del mondo da parte del Diana. Siamo i più abili e forti tra tutti gli agenti della polizia satella. Quindi un nostro eventuale fallimento comprometterebbe seriamente le probabilità della Terra di sfuggire alla morsa del DNR. Non possiamo nemmeno prendere in considerazione una simile possibilità, perché il nostro proposito è di eliminare il DNR. Sì signore, sì signore. Il proposito di Geo è cambiato. Comando SP, proposito, elimina DNR. Geo, sei pronto per metterti all'opera? Naturalmente. La porta alle mie spalle dall'aspetto sgradevole è chiusa. Sembra impossibile da aprire dal mondo reale. Quindi, questo significa che è tempo di Mega Man. Precisamente. Puoi trovare il pannello di controllo all'interno del nucleo programma ed aprirci la porta? E saresti pregato di farlo il più velocemente possibile. Non vorremmo rimanere fermi qui di più del necessario. Chi ti credi di essere? Pensi di poterlo comandare a bacchetti in questo modo? Ricevuto Acid. Ritorneremo al più presto possibile. Io però ho dato ascolto a Acid. Ok, quindi analizziamo un attimo la strada d'onda, se non vi dispiace. Sì, devo per forza comunque... C'è un virus qua. Le cose strane. Ok, Mega Man. Ah, notare che non cambia la musica. Scusate un attimo, perché magari ho bisogno di qualcosa. Chiave dealer, ok. Adesso puoi accedere ai nuclei programma creati dai membri del dealer. Ah, quindi sarebbe stato protetto quella cosa lì se non avessi trovato la chiave del dealer. Muro cartare. Ok. Chiaro e preciso. Non è un altro labirinto? No, trovato subito. Salviamo. Salvataggio completato, perfetto. Che diavolo sei? Non sembra avere a che fare col dealer. Sparisci! Perché devo gnignarla? Oh cavolo! È un noise wizard. Oh cavolo! Oh cavolissimo! Che cavolissim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 iss
Ok, rendiamoci subito invisibili. E colpiamo con lo sbruffone, con Rowe. Ta 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 ta! Fiat, togli un botto! Cavolo! Ci sono troppe cose! Guardateli! Aia! Troppe cose ci stanno! Adesso rimane solo io, non è più easy. Adesso io uso Dark Phantom intanto. Toh, prendili. Perfetto. Nemico eliminato. Ok, così si fa. Gloria al tiere! Cos'è tipo... No, faccio almeno di commentare. Ok. Adesso la porta dovrebbe essere aperta. Ok, controlliamo Cosa ho detto? Cosa? Fantastico! Possiamo finalmente entrare nella base del TR. Non avevo idea di che tipo di trappole ci aspettino, perciò non abbassate la guardia nemmeno per un secondo. Muoversi! Ha! Chi è che... Joker, vero? Sì, eccolo qua. Così sei arrivato. Finalmente. Tu hai la tua risata del tubo? Sento un rumore stranissimo. Che cos'è? Ah, ecco cos'è il rumore che sento. Che cavolo è quella cosa lì? Un dispositivo davvero impressionante, eh? Controlliamo. Ma attenzione, non mi dà delle buone sensazioni.
Una macchina Crimson preleva la quantità di rumore emesso dal Crimson, lo condensa e dopo lo immagazzina in un fusto. Quindi tutti questi fusti sono pieni di rumore? Questo è ciò che dicono i dati. Quale potrebbe essere stato il loro utilizzo? Ah, beh, credo che sia una domanda sciocca. Chiaramente sono stati usati per ottenere il controllo della Meteora G. Non volevo fare azioni che ci facessero perdere il fattore sorpresa, ma... distruggiamoli, è troppo pericoloso lasciarli qui. Questa è una decisione saggia, Ace. Il nucleo energetico della macchina è là sopra. La macchina smetterà di funzionare se il nucleo energetico viene distrutto. Attacca quell'area. Ok. Avete sentito tutti, Acid? Distruggiamo questa macchina, distruggiamo questa macchina, Crimson. Tutti ai vostri posti. Sì, signore. Sì, signore. Ah, è davvero così facile? Fuoco! Sì, signore. Sì, signore. Eh? Oh, cavolo, è diventato rosso? Cosa ha fatto? Impossibile, ha un sistema difensivo? Oh no! Attenti! Ce l'ho salvati? Che cos'è stato? Ragazzi! Loro ce lo sono fatti! Geo, Sonia! Dobbiamo trasportarli in un luogo sicuro! Giusto! Capperi! Sveglia! La cosa che importa è che siete salvi! Grazie a voi, Luciano! Ci avete salvati! Me, Sonia ed Ace! Grazie al cielo! Voi possedete un potere che noi non avremo mai! Voi tre siete la nostra ultima speranza! Contiamo su di voi! È svenuto! È svenuto però con la mano appoggiata, notare. Ace! Sì? Distruggerò la macchina Crimson. Mega Man non dovrebbe avere problemi a salire lassù e distruggere il nucleo energetico. Capisco. Ok, ma sta attento. Non porteremo gli altri fuori dalla base. Noi porteremo gli altri fuori dalla base. Sonia, puoi darmi una mano? Sì, naturalmente. Allora portiamo questa gente al sicuro. Ok, ragazzi, ma esploreremo il nucleo... oddio, un altro filmato? Sarà complicato, ma possiamo prendere la strada d'onda per il nucleo energetico. Effettuiamo il pulsine e troviamo quel nucleo energetico. Stavo dicendo, ok, ma... posso dirlo? Ok, ma proseguiremo nel prossimo episodio, quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi! Salutiamo YouPorn! No, YouTube! Ok, oggi siamo a Expo, c'è tanta di quella gente che non potete... Ah! To! Abbiamo fatto un padiglione, va bene?